anche in tribuna. Cambio, esce proprio Paola Paggi, in campo c'è Martina Guigi. Era riuscita la centrale toscana pisana a dare la svolta alla partita difficilissima e così importante per l'Italia nel primo girone, nella partita contro Cuba. Adesso abbiamo bisogno di un altro mezzo miracolo. E invece continua a spadroneggiare il muro della Russia, stavolta con Gamova su Piccinini. Dobbiamo dare ragione a questo punto, in questo momento, ad alcuni allenatori che avevano detto di aver visto una Russia assolutamente impressionante a muro. È proprio così, almeno in questo secondo set. Poi guardate, oltre ai muri diretti anche le palle toccate, c'è il contrattacco della Russia che è su palla alta, è davvero difficile fermare. Gamova, il suo sesto punto, 11-3. E purtroppo, oltre che nel punteggio, un parziale così pesante, rischiamo di portarcelo dietro anche nella testa. Beh, 11-3 non è facile da superare. Ok, si va, andiamo, vai. E qui credo che l'espressione di Barbolini sia quella di chi cerca di sdrammatizzare una situazione molto molto complicata, lo saprà lui per prima. Una palla in difesa difficile. Sta cercando in tutti i modi di tenerle in partita, perché in questo momento non mi sento neanche di colpevolizzare l'Italia, cioè ha di fronte una squadra che sta facendo alla perfezione quello che sa fare meglio, cioè muro e attacco. Continua il turno in battuta di Borodakova. Riceve Piccinini, male. Bagger di Cardullo, Togut, palla ancora una volta che termina fuori, però c'è il tocco della Russia e dunque finalmente riusciamo a sbloccarci, ce la lasciamo dietro quella fatidica quota 3 dove ci aveva inchiodato la Russia. L'errore in battuta della Piccinini è il secondo per lei, 12-4 dunque. Sokolova, la sua battuta in salto, attenzione, riceve Rinieri, lo bianco per l'attacco della stessa Rinieri contro il muro della Russia, nuova possibilità per l'Italia, Rinieri picchia forte ma c'è sempre il muro della Russia, terza palla per Rinieri, terzo muro delle russe, da lì proprio non si passa, 13-4. Il secondo attacco che ha fatto la Rinieri si è visto proprio che lei ha iniziato questa partita in maniera un po' contratta, non sta tirando a tutto braccio, si vede, perché io la conosco e so quando lei è tranquilla e serena. In questo momento ovviamente, avendo preso diverse murate, non lo è, però o c'è un cambio o la Rinieri deve cambiare modo di giocare. Togut da seconda linea, adesso deve provare Togut, prendendosi anche dei rischi, deve provare però a fare la russa. 13-5, nel senso deve diventare lei adesso il nostro terminale offensivo più importante, perché con le altre giocatrici abbiamo dei grossi problemi in attacco. Sokolova, già 11 palloni vincenti per questa giocatrice. Una grande partita, 10 attacchi, un muro. Qua rivediamo l'ultimo punto, 14-5 per la Russia. A servizio con Gamova, anche lei ovviamente batte in salto. Riceve Rinieri, bene, lo bianco per Togut, prova il pallonetto da seconda linea, sì. È un gigante la Merkulova in altezza, ma non certo in coordinazione. Qualche problema in questa difesa. Problema abbastanza grosso. Almeno in difesa, facciamole avere qualche problema. Punto dell'Italia con Togut. L'attacco di Godina termina fuori, 14-7. Il parziale è sempre quasi imbarazzante, oserei dire, però proviamo a ritornare in partita. E questo è un aspetto a mio avviso molto importante, con la testa soprattutto. Deve riacquisire convinzioni e certezze l'Italia. La fast, il primo tempo dietro di Merkulova, punto dunque per la Russia, 15-7. È la stessa Merkulova che va al servizio, giocatrice di 22 anni,
Cardullo in ricezione, lo bianco per il primo tempo di Anzanello, la difesa è stata della Borodakova, un muro anche dell'Italia, poi non può attaccare la Russia, bisogna chiudere adesso, Anzanello, sì, punto per l'Italia, certo appena si trova palla in mano lo bianco giustamente deve spingere con le centrali perché per ora ne hanno avute poche di palle a disposizione. Sì, e soprattutto se riduciamo il nostro gioco solo con palla alta veramente avremo vita difficile, la partita dura poco in questa maniera. Primo piano di Anzanello, poi il cambio effettuato da Barbolini, fuori Francesca Piccinini, dentro Valentina Fiorin, un'altra giovane dell'Italia in rosa, punto per le azzurre con il muro di Sara Anzanello, 15-9, bene così, Rinieri. Deve continuare su questo binario l'Italia, toccare a muro, trovare efficacia in attacco, quella che invece non ha mai perso, almeno per ora, la Russia, con Gamova per esempio, che ha messo giù il punto numero 16, quello che manda le due squadre al tempo.